Un caffè a colazione, una tazzina dopo pranzo, un'altra pausa espresso a metà pomeriggio, un vizio, tra virgolette, che non è dannoso, anzi, per chi vuole diventare papà, perché il caffè è stato scagionato dagli ultimi studi e 3 tazzine al giorno sono oltre ad una dose sicura per la fertilità. Addirittura un aiuto naturale, secondo i dati esperiti dalla Società Italiana di Andrologia. La caffeina, ricordiamolo, è un inibitore aspecifico della fosfodiesterasi che aumenta la concentrazione del segnale di dilatazione dei vasi e di rilassamento del tessuto erettile. Ciò comporta la riduzione fino a un terzo del rischio di disfunzione erettile in chi consuma fino a 3, diciamo 4 tazze. La caffeina va così ad aggiungersi alle sostanze che favoriscono il benessere sessuale, molte delle quali sono contenute nei cibi della tradizione italiana. La dieta mediterranea, ricordiamolo, aumenta dal 72 al 95% la quota di spermatozoi sani e di elevata qualità. Ma oltre a seguire una dieta sana, serve puntare sull'esercizio fisico. La sedentarietà è una minaccia per la salute sessuale maschile e così si è pensato che a fianco al caffè di aggiungere anche l'attività fisica utilizzando una semplice app scaricabile su tutti gli smartphone per aiutare gli uomini a monitorare la quantità di modo giornaliere attraverso la conta dei passi. Ovviamente l'attività fisica è utile anche per le donne, come vediamo da queste immagini. Il test della disfunzione erettile eseguito prima e dopo l'incremento di questa attività motoria ha mostrato che dopo 3 mesi uno su due è riuscito a migliorare la propria disfunzione. Il 16% è tornato addirittura ad una erezione normale. Tutto questo semplicemente camminando ogni giorno per circa 1000 passi in più per arrivare ai 10.000 raccomandati. Ed è questo l'elenco dei cibi per chi vuole diventare papà o comunque non vuole avere sorprese di fronte ad una donna, cioè agrumi, pomodori, ortaggi a foglia verde, carote, fagioli, uova, pesce, frutta secca ed olio extravergine di oliva.